Avremmo bisogno di 11 giocatori con questo tipo di mentalità nel campo e altrettanti giocatori con questo tipo di mentalità fuori dal campo, in panchina e in tribuna. Chi fa parte della nostra squadra deve pensare in questo modo. Obiettivo uno comune, niente individualismi e lavorare, 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 signori. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera, Juventini de mi corazon. How you doing? Come state, signori? Il vostro Andrea, stai calma da New York, come sempre, nei momenti importanti, perché oggi la presentazione di UEA è stato un momento molto importante per la stagione, la nuova stagione che sta cominciando. Non tanto per il tempismo, perché domani partiamo per gli Stati Uniti, per la nostra tournée americana, e UEA appunto è appunto un giocatore di nazionale americana che infiammerà lo stadio di Los Angeles quando andremo a giocare contro il Milan, che dalla sua parte c'ha Pulisic, no? A lui piace che si pronunci così, quindi dico Pulisic. Non tanto per questo, ma perché questo ragazzo si presenta con un'umiltà incredibile, parlando di lavoro, quando gli hanno chiesto di David, l'attaccante che dovremmo eventualmente prendere nel caso se ne dovesse andare Vlahovic, Dusan. E David, grande amico, dice: io gli ho spiegato che se vuole venire si deve preparare a lavorare duro. Lavorare duro, lavorare duro. Questa è già una chiave, una parola importante, un concetto molto importante, signori, perché da lì si riparte. Io la cito di nuovo la conferenza, non tanto la conferenza, la presentazione iniziale di Giuntoli, quando dice: lavorare più di tutti per vedere se avremmo lavorato meglio. La cito adesso, la riciterò più volte durante la stagione, perché questo deve essere il nostro core value, quello che il motore che ci manda avanti in continuazione. Lavorare più di tutti per vedere se poi alla fine avremo lavorato meglio. Ma intanto cominciamo dal presupposto che dobbiamo lavorare più di tutti. E mi sembra che il nostro Weah, nonostante sia giovane, già abbastanza esperto, abbia capito perfettamente il concetto. Mi fa piacere che lo passi e lo tramandi a quelli che sono interessati a far parte di questa squadra, perché penso che avremmo bisogno di 11 giocatori con questo tipo di mentalità nel campo e altrettanti giocatori con questo tipo di mentalità fuori dal campo, in panchina e in tribuna. Chi fa parte della nostra squadra deve pensare in questo modo. Obiettivo uno comune, niente individualismi e lavorare, 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 signori. Io penso che se questo sarà la filosofia e il modo di portare avanti la stagione, è impossibile criticare e vedere eventualmente il malcontento dei tifosi come c'è stato l'anno scorso, nonostante magari non arrivino dei risultati immediatamente. Vedete, per me la differenza non è tanto il fatto di come si gioca, come non si gioca, è il discorso del sacrificio, la dimostrazione che sul campo tu entri e non esci finché non hai finito tutte le energie che hai a disposizione, comprese quelle di scorta, comprese quelle che c'hai come backup nel cassetto posteriore. Quindi mi è piaciuto molto, parlando di David, mi è piaciuto molto la citazione sul papà Juventino, ovviamente, anche se la sapevamo, fa sempre piacere, è anche un po' più stilistica rispetto al classico sono felice di essere arrivato qua perché questa è la squadra che tifo fin da bambino. No, qui è diverso. Lui dice: è una figata giocare per la Juve, anche perché mio padre ne è sempre stato tifoso. Ma che peccato, George! Che peccato, George, che non siamo riusciti a vederti con la maglia della Juventus a strisce bianconere, anche perché quegli anni era una maglia fantastica. Io penso che tu saresti stato un centravanti eccezionale per noi, saresti sicuramente passato alla storia, ma visto il destino, prima o poi arriva per fare i conti, e anche se non è stato il tuo turno allora,
magari sarà una possibilità per il figlio, per entrare nella storia della Juve e diventare un giocatore veramente importante. La mentalità mi sembra sia quella giusta. Poi vedremo se il campo ci darà ragione, ovviamente con il solito ottimismo, con la positività, le speranze, eccetera, eccetera. Di Vlahovic non parliamo perché ne abbiamo già parlato nel video scorso, e ormai personalmente penso che ci sia solo da aspettare se effettivamente le cose verranno portate a termine oppure no. Sul ruolo ha detto di preferire il fatto di giocare come esterno, ma appunto anche su questo ha detto: io sono a disposizione di quello che dice il mister. Se il mister vuole farmi giocare in un altro ruolo, io gioco in un altro ruolo. E questo mi sembra un approccio giusto nei confronti di quello che potrebbero essere difficoltà durante la stagione dovute a infortuni o schieramenti tattici che non possono essere in campo, eccetera eccetera. Se tu hai un giocatore che mette il muso nel momento in cui viene spostato di ruolo perché ce n'è necessità, diventa tutto più difficile. Locatelli, tra l'altro, è un esempio perfetto, no? Nel senso, lui è stato uno di quelli che ha rinunciato a giocare in una posizione in cui gli piace giocare, in cui le cose gli riescono abbastanza bene, per mettersi a disposizione di quello che erano le necessità dell'allenatore. Purtroppo l'esperimento non è riuscito molto bene, però onore e rispetto a Manuel Locatelli che dal mio punto di vista ha dimostrato amore nei confronti di questa maglia. Villar Perosa è un altro argomento importante che bisogna toccare. Triste perché effettivamente questa sarà la prima volta, il primo anno che capita proprio nel centenario della proprietà Agnelli, è il primo anno in cui non si farà una partita importante come quella della prima squadra contro la Primavera. La partita verrà fatta allo Stadium e ovviamente ci sono tanti pareri discordanti, come sempre abbiamo detto. Quello che succede riguardo la Juve, intorno alla Juve, crea ultimamente sempre un dibattito di estremisti che vanno da una parte all'altra e che si scannano su argomenti che certe volte sono veramente fittizi. Questo ammetto che romanticamente è effettivamente un momento molto triste, perché è la prima volta che non si rispetta una tradizione che è diventata a questo punto centenaria, sarebbe diventata quest'anno centenaria. Però capisco anche quelli che dicono che logisticamente era difficile da organizzare, perché il posto ha i suoi limiti e perché soprattutto oggi nel 2023 con lo stadio di proprietà e le infrastrutture che abbiamo a disposizione, per cui abbiamo investito tanti soldi oltretutto e tempo, è effettivamente una scelta logica e migliore, perché i tempi cambiano e purtroppo noi siamo costretti a cambiare con loro, no? Non c'è tanto da dire a riguardo. Io non mi sento di criticare tanto la società riguardo a questa cosa. Io credo che se avessero potuto l'avrebbero fatta a Villar Perosa. Non si può. Cerchiamo di accettare il cambiamento e di goderci comunque il momento di inizio stagione senza rimorsi, senza rancore. Mi aiuta a ricollegarmi con quello l'argomento finale del video, appunto il nostro Panita, il nostro Panita quadrato. Juan, che dolore ci hai causato vederti con la maglietta della Juve, sì, della Juve. non ce la faccio. Vederti con la maglietta dell'Inter è veramente strano, però io non sono tra quelli
che appunto porta rancore nei tuoi confronti. Anzi, approfitto per ribadire i miei ringraziamenti e il rispetto e la stima per tutto quello che hai dato in questi anni di Juventus, in cui sei stato veramente uno dei più grossi lottatori che abbiamo visto sul campo, in cui ti abbiamo veramente spompato fino all'ultimo, facendoti fare tutta la fascia di continuo, tutte le partite. Sei stato veramente, veramente un grande. E uno dei motivi per cui io non porto rancore nei confronti del Panita Quadrato è che quando ha fatto la presentazione non ha parlato di spostare i equilibri. Lui se n'è andato perché la Juve l'ha lasciato andare, l'Inter gli ha fatto un'offerta e quindi giustamente lui ha accettato. Quindi zero rancore nei confronti di Quadrato, a cui facciamo non l'in bocca al lupo ma tanti auguri. Buona fortuna, tanti auguri con questa nuova avventura e speriamo che riuscite a fare tanto, tanto bene insieme. Noi ci teniamo il nostro UEA, che a me, ve l'ho detto, sta piacendo tanto tanto, e come al solito, signori, io vi lascio con le solite tre regole, che sono stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.